giocato sicuramente molto più con i nervi, il cuore e la voglia di rimanere attaccati, di controllare la partita, che dal punto di vista tecnico. Durante la partita, durante questi 40 minuti, Casale tecnicamente c'è stato superiore. Onestamente devo dire che hanno giocato meglio di noi. Noi abbiamo avuto Lollis immenso e tanto cuore, tanto carattere per rimanere attaccati e provare, come abbiamo detto domenica scorsa, ad allungare la serie. Spero che ci siamo messi in testa che possiamo anche difendere, quindi possiamo giocare anche con un po' più di aggressività, intensità, cuore, questi aspetti qui, ma anche con un po' più di intelligenza, cercando di capire da chi possiamo aiutare, da chi non possiamo aiutare dei nostri avversari, quando è il momento di fare un aiuto, un cambio e soprattutto quando è il momento di correre contro il piede. Al primo tempo abbiamo perso una serie di rimbalzi difensivi, loro hanno rubato il passo d'attacco perché girava contro il piede prima di avere la palla in mano. Ci è ricapitato con Gigeno nel finale di partita due volte, è uscito da dietro la schiena Mattis che ha sbagliato e poi George che ha segnato. Possiamo difendere, ed è l'unico modo di giocare questa serie qui con anche la forza dei nervi e un'intelligenza difensiva un pochino più elevata. E poi quello che dicevamo, non mollare mai, perché queste partite qui sono strane, anche dal punto di vista emotivo, emozionale, può capitare tutto, il contrario di tutto. Chiaro che per allungarla per davvero questa serie abbiamo bisogno di ricordare lei. Ecco, quindi adesso abbiamo un giorno in più e speriamo di recuperarlo nel riserva. È spaventato come il pepe, no? Però. Non ti so rispondere, adesso vediamo di lavorare in questi giorni. Nel finale si è rifiutato di entrare. No, ho scelto io di tirarlo giù e poi quando gli ho dato una chance per rimanere in campo. Di entrare, avevo in testa, non ne ho fatto segno di entrare, sono andato a parlargli perché volevo sentire che sensazioni avesse, perché c'era Rudy con quattro falli. Se lui gli avesse fatto il quinto fallo volevo sapere dentro di me su chi fidarmi. E poi Rudy per fortuna il tempo fallo l'ha fatto proprio all'ultimo secondo, c'era da prendere un eventuale rimbalzo perché c'erano tiri liberi e quindi avevo scelto di mettere Gigeno. Abbiamo bisogno di recuperarlo psicologicamente, viene da due bruttissime partite, lui lo sa meglio di me, la voglia di rifarsi c'è perché c'è in tutta la squadra, altrimenti stasera avremmo mollato la partita se non ci fosse questa volta. Eravamo in ritardo sotto 2-0 in casa, insomma. C'era tutto per mollare la partita.